Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, un caro saluto a tutti ed eccoci qua per un'altra puntata di Te la do io la Malesia. Quest'oggi mi sono inoltrato all'interno della foresta. Sono all'interno della foresta del Borneo, per giungere fino qui ho preso la moto, ho fatto diverse ore di viaggio in moto, poi quando non potevo più proseguire, giunto oramai a capolinea, ho continuato proseguendo via sentiere. Ecco, quello che vedete alle mie spalle è uno di questi sentieri, che sono dei tracciati che si vedono grosso modo, non sono indicati sulle carte. È importantissimo, nel tal caso vogliate intraprendere un viaggio simile al mio, informarvi sui pericoli e sulle precauzioni da prendere. È importantissimo non portarsi dietro del cibo, perché il cibo può attrarre gli animali, soprattutto le scimmie. Le scimmie generalmente non attaccano l'uomo, però essendo attratte dall'odore del cibo possono cercare di portarvi via la borsa, lo zainetto, quello che è, e basta un semplice graffio per trasmettere la rabbia oppure la peste. Ecco, questa è l'informazione che mi è stata data. Nella foresta ci sono anche felini di grosse dimensioni, serpenti piccoli, grandi, enormi, di tutte le dimensioni. Di verità, di serpenti ne ho incontrato solo uno. Poi ho incontrato, visto tanti animaletti carini che si arrampicano sulle piante e saltano da una pianta all'altra, sembrano degli scoiattolini. Se avrò modo, io purtroppo ho una macchina fotografica semplicissima, non ho neanche il cavalletto, se avrò modo di vederne uno da vicino ve lo mostrerò, ve lo inquadrerò nelle immagini. Comunque il posto è bellissimo, diciamo, pur essendo nel Borneo, ovvero zona equatoriale, non si sente la calura, però è molto più fresco rispetto alle città, perché c'è tutto il verde attorno che rinfresca l'aria. Veramente oggi al sole, venendo in moto, sotto, qui siamo al riparo degli alberi, però sotto il ribattone del sole veramente c'è una calura incredibile. Ok, prendo adesso in mano la mia macchina fotografica, così vi mostrerò leggermente il sentiero, un po' il posto in cui mi trovo. Posto bellissimo, ecco, preso, vi faccio anche vedere dove l'avevo appoggiata, sul ramo, ecco, l'ho appoggiata, trovato questo ramo qua spezzato. Poi si incontrano proprio delle cose particolari, tipo, guardate qua, c'è questa specie di noce, non so che viene su, che si è alzata, che sta, forse una noce di cocco che ha germogliato e sta facendo la pianta. Comunque si incontrano molte cose interessanti, delle farfalle enormi, si vedono libellule rosse coloratissime con colori molto accentuati, meglio non toccare perché soprattutto gli animali, gli insetti con i colori molto accentuati potrebbero essere velenosi. Il loro colore è proprio un simbolo per distinguerli, per far sì che non capitano preda di altri animali. Ok, e soprattutto magari anche dell'uomo. Meglio non toccare niente. Vi faccio, che sono arrivato da qua, vi faccio vedere un po' com'è il sentiero. Qui è abbastanza percorribile. Ecco, un po' faccio vedere cosa c'è attorno, così. Eccoci qua. Io sto andando, ci sono, perché guardate qua, queste sono delle piante carnivore, guardate qua che belle. Queste piante qui praticamente sono le piante carnivore. Adesso non so se voi le conoscete, io le avevo già viste anche simili, non so se sono la stessa specie perché parlo del Sud America, però lì dentro cade dentro, non so, il topolino viene intrappolato, cade dentro il piccolo animalino, viene intrappolato lì dentro e la pianta si ciba poi delle sostanze organiche che della decomposizione dell'animalino lì intrappolato. Guarda qua, le piante hanno tutte delle spine enormi. Queste non sono ancora niente, hanno visto proprio delle piante con delle spine che sembravano dei coltelli. Ecco. Ok, il mio giro continua. Se vedo qualche cosa di interessante ve lo farò sapere. Sto andando, mi sono munito di un GPS, stranamente, non so com'è, all'interno della foresta c'è anche la linea cellulare, riesce a prendere benissimo. Mi sono munito di un telefonino, io ho messo una sim locale con il traffico dati praticamente illimitato, un abbonamento a un mese, il traffico illimitato, così
riesco ad avere, usando Google Maps, riesco ad avere la mia posizione e a riuscire anche ad orientarmi, altrimenti non sarebbe possibile perché la coltrefitta di alberi non permette di individuare la posizione del sole e quindi rimane molto difficile orientarsi con il sole, invece con un semplice telefonino ci si riesce a muoversi senza rischiare di perdersi. Ecco ragazzi, ci salutiamo, ci sentiamo a dopo, se vedrò qualche cosa di interessante. Ecco, un'altra cosa interessante, i suoni. Qui si sentono quegli animali che fanno tipo quelli dei film. Poi si sentono animali che fischiano, dei cicalini che sembrano degli antifurto, cioè i suoni qui sono veramente molto variegati. Ecco, ve li faccio, se sto zitto un attimino forse li riuscite a sentire anche voi. Ok ragazzi, ci sentiamo a dopo e continuate a seguirmi, ve la do io alla Malesia.